Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vedete direttamente questo tavolino con questa stesura di tarocchi perché voglio parlarvi della croce celtica. È un video che mi è stato richiesto un po' di tempo fa e che effettivamente realizzo volentieri perché la croce celtica è uno dei metodi di lettura dei tarocchi più utilizzato e più conosciuto in assoluto. Il suo nome deriva dalla disposizione delle carte che voi potete vedere in questo momento, che vanno comunque a formare una croce. La caratteristica di questa stesura è che molto spesso vengono utilizzati solo gli arcani maggiori, anche se in realtà ci sono diverse scuole di pensiero su queste. Nulla vi vieta di usare anche gli arcani minori, però diciamo che è molto diffuso l'utilizzo di questa stesura con i soli arcani maggiori. I tempi di previsione indicativamente comprendono 6 mesi, 3 del passato e 3 del futuro, però sappiamo comunque che con i tempi bisogna essere molto elastici e sono solo cose indicative. La cosa importante però che voglio dirvi è che vi potrebbe capitare di trovare delle piccole variazioni nei significati che vengono attribuiti alla posizione della carta. Quindi magari ci sarà qualcuno che in questa posizione vi dice che c'è la carta che riguarda il passato, in questa il futuro, o viceversa, che magari qui c'è l'ostacolo. Insomma, ci sono davvero delle variazioni, ma sono piccole sfumature perché la base di questa stesura è sempre la stessa ed è sempre valida. Queste piccole variazioni dipendono magari dagli studi individuali della persona, da un libro che ha letto che riportava i significati in un modo, poi magari c'è un altro libro che li riporta in un altro modo, però tenete presente che la base va sempre bene, al di là delle sfumature. È un metodo inoltre molto valido e molto utilizzato perché può essere impiegato per dare una risposta ad una precisa domanda. Oppure si può anche ottenere una visione generale della situazione. Però serve anche per evidenziare speranze e paure e per capire meglio come il mondo esterno influisce sulla vita del consultante oppure su una sua situazione. Quindi è molto introspettivo e molto concreto anche da un certo punto di vista. Per questa stesura, come potete vedere, si dispongono 10 carte, disponendone 6 a forma di croce e le due centrali, che sono queste, vanno sovrapposte a formare un'altra croce. E poi a destra vedete una colonna che si fa partendo dal basso, quindi andando dal basso verso l'alto. Adesso io vi dirò che cosa rappresentano le singole carte all'interno della stesura, quindi per ogni posizione il suo significato, quello che vuole andare ad interpretare, tenendo presente, come vi ho detto prima, che potreste trovare delle differenze e delle piccole sfumature, magari se andrete a vedere altri video o se leggerete un libro in cui è rappresentata la croce celtica, ma considerate sempre che è valida la base. Secondo gli studi che ho fatto io e gli approfondimenti che ho fatto io, in questa posizione, che è la carta numero 1, parliamo della situazione presente. Nella posizione 2 vediamo che cosa si oppone a questa situazione, quindi l'ostacolo, quali influenze possono essere sfavorevoli per la situazione generale. La carta 3 è questa in basso ed è considerata una base per la lettura perché evidenzia un evento che influenza la situazione generale, può essere un evento positivo, un evento negativo, può essere un pensiero, può essere un'emozione, qualsiasi cosa che riguardi comunque la situazione e la vita della persona. In posizione numero 4 vediamo il passato recente, quindi si riferisce a eventi che si sono verificati di recente, quindi vicini nel tempo. In posizione numero 5, che è quella in alto, vediamo un orientamento generale, quindi una possibile soluzione, anche se non definitiva, di questa situazione che la persona sta vivendo. In questa posizione, che è la numero 6, vediamo il futuro prossimo, quindi una serie di eventi che potranno accadere nel prossimo futuro, nell'immediato. In questa colonna, partendo dal basso, abbiamo la carta 7 che rappresenta
il consultante, quindi il contributo personale che il consultante può dare alla situazione generale. In questa posizione vediamo il contesto, quindi è l'influenza del mondo esterno sulla situazione. La carta 9 è questa ed evidenzia speranze e paure, quindi come queste possono influenzare l'esito della situazione. E poi abbiamo il risultato finale che è la carta 10. In questo caso è l'esito della situazione analizzata, quindi si fa un po' il punto e si cerca di dare un'interpretazione finale. Adesso io ovviamente vi farò un esempio di stesura, quindi andremo a girare insieme tutte le carte e vedremo che cosa ci dice la stesura riguardo ad una situazione che sarà generale. Siccome questo è un video di studio, un video di approfondimento, un video di esempio, non farò una domanda specifica, ma andrò ad analizzare una situazione generale. Questo perché penso che possa essere più utile alle persone che guardano il video, perché se vado troppo nello specifico, poi magari una persona non riesce a giostrarsi in questa stesura. Andrò a vedere per ogni carta una lettura un po' più generale, anche se io adesso utilizzerò i tarocchi di Marsiglia, tenete presente che quei significati sono validi per qualsiasi mazzo. Poi, naturalmente, andando a vedere i diversi aspetti per ogni carta, voi potete estrapolare il significato che si avvicina di più alla domanda che voi volete porre alle carte. Ed è questo il motivo per cui io faccio una lettura generale, in modo che ognuno di voi possa poi prendere il significato che è più utile e che si avvicina di più alla domanda che avete posto. Andiamo subito a vedere comunque che carte ci sono. Questa è la carta 1. Questa è la carta 2. Una piccola nota: se mi seguite da tanto tempo sapete che io preferisco leggere le carte dritte, anche se le so interpretare anche rovesciate, ma per una mia scelta ho deciso di leggerle dritte. Ma al di là delle mie scelte, se voi volete leggerle anche capovolte, tenete presente che in questa stesura la carta 2, che è quella messa in questa posizione, non va considerata dritta o capovolta, ma va letta semplicemente nel suo significato più generale, che di solito è quello della carta dritta. Andiamo però avanti con la carta numero 3, che è questa qui sotto, e in questo caso abbiamo la torre. Poi la carta numero 4 è questa, e in questo caso abbiamo il carro. La carta 5 è questa in alto, e abbiamo la ruota del. Poi abbiamo la carta 6, che è la temperanza, la carta 7, questa qua in fondo, l'appeso, la carta 8, il sole, la carta 9 è la papessa e poi la carta 10, le stelle. Questa è la stesura che è uscita. Vi dico un attimo di nuovo la posizione delle carte per chi non fosse pratico. Carta 1. Carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi in definitiva dovete partire dal centro e muovervi sempre verso sinistra per poi andare a finire verso destra. Quindi è un giro fatto così. Adesso andremo a vedere i significati più generali, diciamo così, delle carte, ovviamente in base alla posizione e al significato, e poi ovviamente alla fine vi farò una sintesi. La carta numero 1 è l'eremita e abbiamo detto che rappresenta la situazione presente, quindi il momento che sta vivendo il consultante. In questo momento il consultante sta vivendo un momento di ritiro, si è ritirato dal mondo. Carta 2 rappresenta l'ostacolo, qualcosa che si oppone alla situazione. In questo caso abbiamo il matto, che significa che nel ciclo della vita del consultante c'è stato uno stravolgimento della sua calma apparente e della sua indole più introspettiva. La carta 3 è la torre e abbiamo detto che è un po' la base della lettura, quindi evidenzia cosa può influenzare la situazione generale.
Quindi cominciamo a fare dei collegamenti. Abbiamo detto che il consultante si è isolato dal mondo. Cerchiamo di capire perché e lo vediamo qui, perché questo è quello che influenza la situazione più generale che ha portato il verificarsi di questa cosa. La torre, come sappiamo, indica un crollo, quindi significa che alcune certezze che il consultante aveva sono crollate. Gli sono crollate delle certezze, questo lo ha portato ad isolarsi. La carta numero 4 rappresenta un passato recente, quindi cosa è successo di recente? Di recente è successo che il consultante ha avuto una padronanza della sua situazione, grazie a doti come volontà, decisione e intelligenza, però questa padronanza forse è stata troppa e questo ha fatto crollare alcune certezze. Poi abbiamo nella posizione numero 5 la ruota. In questa posizione c'è la possibile soluzione, quindi quello che il consultante potrebbe fare per risolvere la situazione. Vediamo che il consultante tende a pensare che quello che gli succede nella vita sia opera del destino, perché la ruota della fortuna rappresenta un po' quello. Però, con una buona dose di ottimismo che comunque il consultante possiede, potrebbe cambiare questo atteggiamento determinando una conclusione più favorevole, soprattutto più consapevole e non tanto legata al destino. Nella posizione 6, che è questa, abbiamo la temperanza, che indica il futuro prossimo, quindi cosa potrebbe accadere nell'immediato futuro. Questo arcano indica che il consultante sarà capace di combinare nel modo più utile per lui le esperienze del passato con le prospettive del futuro. Nella posizione 7 abbiamo l'appeso. Questa posizione rappresenta proprio il consultante, quindi la persona. In altre parole, il contributo personale che la persona può dare alla sua situazione, quindi qualcosa che può fare. In questo caso abbiamo appunto l'appeso che è un simbolo di rinuncia, ma in che senso? Lui potrebbe rinunciare a tutti quei pensieri che sono legati al fatto che nella sua vita c'entra così tanto il destino e cambiare atteggiamento. Cambiando atteggiamento e cercando di mettersi in un ruolo più attivo nella sua vita, quindi smettere di pensare che tutto gli capita perché è destino, ma cominciare a pensare che qualcosa gli capita perché è lui che lo fa capitare, quindi mettersi appunto in un ruolo attivo, potrebbe determinare una conclusione più felice della sua situazione, perché comunque si prenderebbe anche i meriti di ciò che di bello gli potrebbe accadere, anziché pensare che è solo situazione di fortuna o sfortuna. Poi nella posizione 8, questa, abbiamo il sole. Il sole in questa posizione rappresenta un po' il contesto, quindi quello che influenza la situazione del consultante. Il contesto del consultante è abbastanza positivo perché ci sono intelligenza, persone che creano delle situazioni felici, mettendo in evidenza delle doti personali che gli consentono anche di realizzare dei progetti ambiziosi. Quindi possiamo pensare che magari sia nella vita emotiva, sia in quella lavorativa, c'è qualcuno che gli sottolinea che lui ha delle doti e questo gli permette di realizzare qualcosa di positivo. Poi nella posizione numero 9, che è questa in fondo, abbiamo la papessa. La papessa va a rappresentare le speranze e le paure, quindi qualcosa che il consultante spera e qualcosa che teme. Vediamo la papessa, quindi possiamo dire che la sua speranza è di riuscire ad usare l'intuito nel modo giusto, ma la papessa ha anche degli aspetti che tenta di nascondere. Quindi possiamo ipotizzare che il consultante abbia delle paure, magari inconsce, di cui non è perfettamente consapevole, ma che influenzano la sua vita quotidiana. La carta numero 10 è quella delle stelle, ed è qua in alto, e rappresenta la soluzione finale, il risultato finale, quindi ci dà una sintesi generale, diciamo così, di tutta la situazione. In questo caso abbiamo una bella carta perché è il simbolo del compimento delle speranze.
che fa pensare ad un futuro lontano con una soluzione definitiva. Auspica degli avvenimenti brillanti, insomma, ci parla di una conclusione felice. Quindi un quadro generale ce l'abbiamo. Abbiamo visto che qualcosa ha fatto crollare le certezze del consultante, l'ha portato ad isolarsi, è un po' vittima del pensiero, il destino vuole che le cose accadano in questo modo piuttosto che in un altro, però se lui sarà capace di cambiare atteggiamento, ci sarà comunque una soluzione positiva e un buon esito della situazione. È una stesura veramente interessante, direi abbastanza positiva nel suo aspetto finale, perché poi, nonostante alcune difficoltà, vediamo una persona che riesce a destreggiarsi nella sua vita, che riesce comunque poi a risolvere le situazioni e ad affrontare gli ostacoli che si presentano. E quindi diciamo che in conclusione, per fare una sintesi generale di questa stesura, vediamo una persona che ha avuto qualcosa che ha fatto crollare i suoi punti fermi e lo ha spinto ad isolarsi dal mondo. Inoltre, ci potrebbero essere anche degli ulteriori elementi che porteranno il sentirsi ancora più destabilizzato, però la sua volontà, la sua decisione, la sua intelligenza gli permetteranno di avere padronanza della situazione, anche se il consultante tende a pensare che la sua sorte sarà decisa dal destino, però alla fine riuscirà a capire, anche con una certa dose di ottimismo, che in realtà non è proprio così e che lui può avere un ruolo attivo nella sua vita. Quindi comincerà a credere che potrà fare qualcosa per dare una svolta favorevole alla situazione. Cosa che probabilmente effettivamente si verificherà davvero, perché se il consultante comincia a mettersi in un ruolo attivo nella sua vita, avrà anche la capacità di unire in modo utile per lui le esperienze del passato con le prospettive del futuro. Quindi, rinunciando ai pensieri troppo ancorati all'influenza del destino sulla propria situazione, ci sarà un cambio di atteggiamento e di conseguenza un'evoluzione positiva che porterà alla realizzazione dei suoi progetti, nonostante la presenza di alcune paure e di elementi inconsci che a volte non permettono il giusto fluire dei suoi pensieri. Ma prenderà il sopravvento questa capacità di agire, anche la speranza, sulla paura prenderanno poi il sopravvento tutte le sue doti di intelligenza, di creatività, di capacità, ma alla fine la speranza prenderà il sopravvento sulla paura, permettendo alla persona di credere con convinzione che arriverà in futuro una soluzione definitiva. Questo gli permetterà di agire nel concreto, di essere brillante nella realizzazione dei suoi progetti e soprattutto di cominciare a credere che lui può fare qualcosa per cambiare la situazione, per cambiare la sua vita e che non è tutto esclusivamente dipendente dal destino, ma lui può avere un ruolo attivo e non un ruolo passivo. Questa è una sintesi generale della stesura. Ovviamente questo è un esempio, poi se voi rifate la stessa stesura usciranno carte diverse che avranno ovviamente significati diversi. Però io volevo darvi il metodo di lettura e non tanto darvi dei significati fini a se stessi. Questo è il metodo di lettura, dovete sempre estrapolare il significato in base alla posizione della carta e a quello che rappresenta in quella posizione. Spero comunque di esservi stata utile, come sempre sono disponibile per domande o richieste di chiarimenti. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.